Meal prep per domani. Titolo di tesi. Torino. Sì. Una lunina. Sono andata a cena fuori da sola. L'apertura di una nuova McFit. Col mio muro. Sempre messo. Meal prep per domani. Colazione pancake sia per domani che per dopodomani, perché in albergo non si sa mai che si trova. E pranzo di domani, che qui sotto non si vede ma c'è del riso, avocado, ceci, pomodoro e pollo che adesso sto facendo raffreddare. Qui ci sono le mie salsine al cacao perché sono la gioia della giornata, quindi bisogna. Porto via anche dei fiocchi di latte e della bresaola in caso di evenienza, emergenza, fame. Le gallette le prendo a Piacenza. Buonanotte, a domani. Ultimamente lì sta poco. Ecco, questo tempo strano. Ho il mio posto in super solitaria e via. Veronica mi ha trovato il titolo della tesi. Una nuova frontiera della comunicazione digitale, l'influencer marketing. Altrimenti detto, momento autocelebrativo di sì. Titolo della tesi, magicamente io. No, non sarà su di me, non è vero. Professionale. Non sarà su di me, giuro. Non mi nomino. Ma perché? Vabbè, un pochino mi nomino, però. Silvia Passions, Silvia Passions, Silvia Passions. Oh, l'ho già detto, Silvia Passions. Ce l'ho. Sono arrivata qui a Piacenza alla Cattolica perché devo depositare il titolo di tesi. Quindi ho incontrato il professore e abbiamo discusso e accettato quello che gli avevo proposto. Adesso devo aspettare l'una per consegnare i segreti del tutto. Nel mentre che aspettiamo che la segreteria apra, andiamo a prendere il cibo e mangiamo. Mi sono preparata un pasto abbastanza sostanzioso perché non so bene dove andrò a mangiare questa sera e cosa farò, quindi prevenire è meglio che curare. Ore 1:32, sono arrivata a casa, c'è un freddo cane perché ho lasciato l'antigelo. Ho esattamente 40 minuti per farmi il trolley con tutta la roba per questo weekend, ma anche per le prossime settimane. E alle 14:41 risaltare su un treno. Let's go! Ciao casina, ciao ciao. Tu non ci sei. Ciao ciao. Andiamo, andiamo. Valigia pronta. Casa chiusa. Andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Secondo voi di chi è il treno che è in ritardo? Mio. Ovviamente. Ragazzi, ce l'ho fatta alla fine. Ho preso il treno dopo, che arrivava a Milano alle 45. Io avevo la coincidenza alle 50. Ho fatto una di quelle corse che, cioè, ho i battiti tipo a 113. Ma ce l'ho fatta. Così non devo passare un'ora in stazione. E adesso sono in direzione Torino. Oh, proprio non vedevo l'ora di fare questi 1,7 km a piedi. Proprio mi mancava, meno male, che culo. Raga, ce l'ho fatta, sono arrivata in camera, sono sudata come una bestia. Adesso non vedo l'ora di lavarmi, farmi una doccia. Ah, ok. La tizia entrando mi ha detto che era un pochino più grande di quella prenotata, ma non pensavo di essere una famiglia di 4 persone. Yuppie! Ah, oh, sì!
Sì. Ho il terrazzino. Raga, ho il... No, ma cosa vuoi tu? Vai a letto, Siri. Scusi. Io dovrei bloggare. Grazie. Bene. Stanza bellissima. Io adesso mi faccio una bella doccia. Faccio la pipì. E poi capisco cosa devo fare. Che bella gialla che sono. Grazie, Luce. Doccia fatta e mi sento una nuova persona. Volevo, prima che poi mi dimentico, perché tanto mi dimentico, farvi vedere questo pacchetto che ho trovato nella cassetta delle lettere a Piacenza. Ed è un pacchetto di Happiness Boutique che mi ha contattato e mi ha chiesto di scegliere dal suo catalogo due articoli. E io ovviamente ho detto... Of course, grazie! No, in realtà tre articoli. Allora, recentemente mi sono appassionata ai chokers, che in realtà non è vero. Ho comprato un paio di vestiti o maglie che avevano la linea del choker e quindi mi sono appassionata. Comunque avevano questo, bellissimo, che ha la striscia sul collo di vellutino e poi scende con una lunina. Questo è l'effetto. Io adoro le collane con la luna. In molti mi avete chiesto dove ho preso la mia, questa qui, che mi ha regalato Veronica, ma devo dire che questa è altrettanto bella. Mentre gli altri items che ho preso sono degli orecchini un po' particolari, volevo prenderli un po' sbarazzini. E infatti ho preso questi orecchini rosa con i filettini, che sono sicura abbinerò un sacco ai miei outfit rosa. Sono molto carini. L'altro paio di orecchini che ho preso è invece sul verde. Voilà! Io sono una patita di gioielli, anelli, orecchini, bracciali, collanine, tutto. Se volete dare un'occhiata al sito, vi lascio il link in descrizione e vi lascio anche un eventuale codice sconto che mi hanno lasciato. In questo momento non mi ricordo se me l'hanno lasciato. Se c'è, ve lo lascio, così che potete finalmente approfittare e trovare questa collanina a forma di luna che vi giuro me l'avete chiesto in tantissimi. Però anche gli orecchini sono belli. E niente, siccome stasera tutti mi hanno paccato... Io mi porto a cena fuori. Oh, grigliata mista, pane e sto come un pascià. C'è radia, tonno, non lo so, gamberoni, pesce. Sono appena tornata in camera e sono super 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 felice. Uno, perché sono andata a cena fuori da sola. Sono sicura che un tempo essere in una situazione del genere, cioè non avere nessuno con cui andare a cena e pensare di dover affrontare una cena fuori al ristorante da sola, mi avrebbe un po' bloccata e sono sicura che sarei rimasta in camera. Probabilmente avrei cercato un supermercato e avrei mangiato qui in camera. E invece questa volta non ci ho pensato due volte, ho preso, sono andata e mi sono goduta, davvero goduta, un'ottima cena di pesce. Buonissima, sinceramente. Solitamente il tonno non lo cucinano mai come lo desidero io, cioè crudo in mezzo. E invece questo era perfetto. E tutto è stato delizioso, davvero davvero buono. Sono andata al Duca 102, che ha un menù interamente senza glutine. L'unica pecca di questo ristorante è che mi hanno fatto sentire sola. Il cameriere mi guardava con uno sguardo un po' tipo triste. Quando gli ho detto che era da sola mi ha detto: ah, sei da sola? Sì. E sinceramente dal non sentirmi sola, anzi quasi sentirmi figa perché stavo facendo questa cosa per me stessa, mi ha fatto sentire davvero sola e penso che sia qualcosa che in un ristorante non dovrebbe succedere, visto che comunque ci sono persone che vanno a cena fuori da soli per bisogno, come nel mio caso, oppure perché vogliono mangiare a cena fuori, vogliono godersi una serata, non hanno voglia di cucinare, vogliono andare al ristorante. Quindi non c'è bisogno di andare al ristorante in compagnia e secondo me è giusto che il personale di un ristorante ti rispetti anche per questo. Basta, io sono davvero stanca, come dice il mio... Apple Watch, che vi prometto ve ne parlerò a breve in un altro video un pochino più specifico. Sono in piedi da 16 ore, quindi è ora per me di stendermi, mettermi a letto e addormentarmi. Noi ci vediamo domani, perché mi sa che ancora non vi ho detto il motivo per cui io sono a Torino. Lo scoprirete domani! Buonanotte! Buongiorno a tutti, day 2 del vlog. Iniziamo con il motivo per cui sono venuta qua a Torino, che è l'apertura di una nuova McFit in zona Politecnico. E adesso andiamo a aprirla, inaugurarla.
Buongiorno. Ciao. Ragazzi, ho il mio muro. Io questo me lo porto a casa. No, vabbè, è pazzesco. Con i regalini. E io me lo porto a casa, fisso. Iniziamo un po' a filmare la palestra, che è su due piani. Ovviamente sempre in stile McFit, un po' strana, particolare. Qua andiamo di qua, in power. Ovviamente buia, perché non ci piacciono le palestre vero illuminate. Quella è davvero grandissima questa. Chi verrà ad allenarsi qui è molto fortunato. Questa anche aspetta. Ciao Torino. Qui siamo saliti al piano di sopra, dove c'è tutta la sala cardio. Questi che sono i treadmill ma curvati, devono essere davvero una figata assurda. Sempre ho voluto provarlo. Con tutti i graffiti qua sopra, le solite lanterne. Qui c'è un sacco di luce rispetto a Piacenza. Io sono pronta per fare foto, video, quindi ora vi saluto e lavoro. Ciao! La McFit è stata aperta, io adesso sono già in stazione e parto e torno a Padova. È sempre un'emozione aprire una McFit, questa è già la mia seconda e sinceramente non vedo l'ora di davvero iniziare a lavorare con questo gruppo, con questa azienda, perché mi piace davvero come lavorano, come fanno, lo spirito, il mood che c'è ed è presente. Quindi non vedo l'ora di entrare in questa big family. Io intanto vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video. Io adesso salgo sul treno e mangio quello che mi è rimasto, perché ancora non ho pranzato. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao. Ore 14:22, pranzo anch'io con gallette e bresaola, sinocchio e piattina. In realtà è anche un pasto equilibrato, poi la resa un po' discutibile, però ci stiamo, dai. Torno a casa. Thank you.